Ciao a tutti e benvenuti al canale Do It Yourself Ispirazione. Oggi disegneremo ancora una volta in stile kawaii e disegneremo questo bellissimo ragnetto. Non abbiate paura perché è veramente dolcissimo. Ovviamente adesso vi mostrerò come ho fatto per realizzarlo. Ok, allora, per realizzare questo ragnetto abbiamo bisogno innanzitutto di un foglietto di carta, una matita con la sua gommina e tre colori, in questo caso rosa, nero e grigio. Naturalmente potrete utilizzare i colori che più vi piacciono, a vostro piacimento. Iniziamo a disegnare un cerchio possibilmente più rotondo, magari potete aiutarvi anche con il fondo di un bicchiere, come siete più comodi. Naturalmente, una volta disegnato il corpo del nostro ragno, dobbiamo disegnare le sue zampette, che come sappiamo ogni ragno ha 8 zampette. Io partirò dal basso, visto che sono più comoda. Ecco, 4. E quindi ne disegniamo 4 anche dall'altro lato, cercando di essere il più simmetrici possibile. Ok, ora che sono pronte anche le zampette, non ci resta altro che disegnare una sorta di mezzaluna per dividere il corpo dalla faccia del nostro ragnetto, esattamente così. E ora disegniamo quella che è la caratteristica principale di questo stile, quindi gli occhi molto grandi. Ok, ora ovviamente dobbiamo disegnare una bocca. E se vorrete, ovviamente potete disegnare anche delle simpatiche conciotte, io le disegnerò praticamente sotto gli occhi, esattamente qui, facendo sempre un cerchietto, quindi prima la destra e poi la sinistra. Perfetto, ora coloriamo il viso del nostro ragnetto di grigio. Coloriamo anche gli occhietti e le guance di rosa. Ripassati i contorni e anche le zampette. Ok, come potete vedere il nostro ragno è già finito ed è stato velocissimo. Io aggiungo anche un pezzo di ragnatela per far sembrare che il nostro ragno penda dalla parete e potrete aggiungere anche delle simpaticissime ragnatele come sto per fare io. Guardate, è semplicissimo, dovete disegnare una croce e poi due linee oblique fino a formare una sorta di asterisco e poi naturalmente le linee curve all'interno del nostro asterisco per fare la nostra ragnatela. Ecco qui. Ok, come potete vedere è stato veramente semplice e anche molto veloce farlo. Spero molto che il video vi sia piaciuto e nel caso vi sia piaciuto regalatemi un mi piace e non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale e vedere anche gli altri video. Ci vediamo sempre qui la prossima volta allora. Ciao!